Vuoi fa pesce e pesce? Quando vuoi. E fa pesce e pesce. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari, benvenuti e bentornati. Oggi per la prima volta siamo qui al Comic Con e quindi i capelli lunghi e quindi andiamo a vedere un po', a da fastidio a qualche cosplayer che sta qua in giro. Sti Spider-Man già sa stanno da e fanno bene, perché mo inizia a fare qualche domanda cringiosa, vabbè, abbiamo capito. E quindi ragazzi, prima di iniziare ragazzi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando. Ora andiamo a da fastidio a qualche cosplayer che stanno qua in giro a fargli qualche domanda di quelle un po' particolari, eh? Andiamo a vedere a chi che dobbiamo da fastidio. E qua ci stanno i primi cosplayer che gli diamo fastidio. Qua vedo un Great Saiyaman, vedo un Great Saiyaman e chi altro? Chi sei tu? Certo. Chi cazzo sei tu? Certo. E tu invece sei? Great Saiyaman. Great Saiyaman. Ma sto casco ci vai sulla moto, zi? No. Non ci vai sulla moto? Non è obliterato. Senti, come ti chiami? Veget. Veget, no, nome è tuo, zi? Sì. Ah, io proprio. Chiamatemi Tony. Chiamatelo Tony. Tu invece, come ti chiami? Davide, senti, ma è la prima volta che fate sti cosplay, diciamo? No, già. Che anni sono? 2019 è la prima volta e questo è il secondo anno. Ah, però vabbè, ma l'hai fatto tu questo o l'hai comprato dal cinese? Di a verità. Fatto io. Non è roba cinese. Non ero, tu invece? 2017. Tu l'hai fatto pure tu questo? Vestito. Chi l'ha fatto? Tu sei, vieni qua artista, tu sei l'artista. Che sei la... Sono il vestito. Invece la parrucca? Da Giuseppe, ok, salutiamo Giuseppe, salutiamo. E quindi senti una cosa, dimmi, ti faccio giusto una domanda un po' così, diciamo, qualcosa, è la prima volta che vieni qua al comico, no? Sono anni. Ah, sei proprio da Corciuccio è venuto. Sì. Senti, una cosa strana che ti è successa qua, oltre a me che ti venga a rompere palle. Dimmi una cosa particolare, strana, che dici, ma che... Mi hanno chiamato Naruto. Ti hanno chiamato Naruto perché effettivamente un po' ci può assomigliare. Gli scorsi che avevo la parrucca bionda. Ah, ecco, vedi, invece a te la cosa più strana, diciamo. Cosa più strana, non mi è mai capitata, sincero. Tu te fai i cazzi tuoi, se qualcuno è tranquillo. Te ne vai, hai ragione. Vabbè raga, e quindi sto casco fa com'è la motocicletta? Non, la moto non ce l'hai detto. E vabbè, andiamo a vedere qualche altro cosplay da rompere palle. A Doctor Strange, che mo ci sta per uscire pure il film, ci sta uscendo. Non posso fare spoiler. Non puoi fare. No, raga, state zitti, non ve può fare spoiler. No, senti, ma mi dici una cosa. Ma com'è, così o così? All'italiana proprio. All'italiana, è versione italiana. Così, all'italiana, sì, così. Sì, sì. Rende meglio, fa capire il senso. Fa la posa all'italiana proprio. Oh, precisa. Senti, come te chiami? Gerardo. Come? Gerardo. Sì, ma sto sti capelli lunghi. Ma sto costume, diciamo, l'hai fatto tu o è roba cinese? Roba cinese, ovvio. No, come roba cinese? I cinesi sono i nostri migliori amici. Chi si vuole approcciare al mondo del cosplay va dal cinese. Per forza. AliExpress, o Wish. Sì. AliExpress. Cinese, Wish, ma di qualità. un po' quel livello di qualità ci sta. Attenzione in più. E senti, è la prima volta che vieni qua? No, vengo da 2011. Da 20 anni che è diventato vecchio qua. Vabbè, senti, com'è la mossa? Fammola insieme, la mossa com'è? Oh raga, qua stiamo a vedere che abbiamo assistito a un miracolo, è resuscitato raga, in periodo di Pasqua, dopo la Pasqua, oltre a Cristo è resuscitato Krillin! È resuscitato Krillin! E quando stava nella barra gli è cresciuta pure la barba. Mi sono lasciato con C18, la depressione, il fumo. Sei proprio lasciato andare. Sono divorziato. Sto Krillin si è proprio lasciato andare. Senti, come te chiami? Gianluigi, sei di qua, di Napoli? Nocera. Di Nocera. Qua vicino. Stai qua. È la prima volta che vieni qua? No, prima, anni fa. Sono 30 anni che vieni qua. Ne ho 30 un altro poco, quindi sì.
Senti una cosa, mi dici la cosa più assurda che ti è successa qua dentro? No, niente, sono una persona molto tranquilla. Te fai i cazzi tua, sì, te fai. Sì, io vengo, come vedi malimpiccio, te ne vai, te dai. Non vorrei morire di nuovo, onestamente. Giustamente, è vero, fa bene, giustamente. Vabbè, quindi famo così, come... Che sei comprato? Mi fai vedere un attimo? Conflitto di interessi. No, sì, ma che è? Ah, quello di Naruto. Vediamo, sì. un po' ci assomiglia a Naruto. Lo so, è lo stesso taglio di capelli. È lo stesso taglio di... Vedo un teschio gigante con dei Deadpool. Che stanno a fare? Che è stata a fare Deadpool? Vieni qua Deadpool, vieni qua. Che è stata a fare, raga? Un'orgia satanista. Oh, vedi. Senti, ma sti capelli, chi sei tu? Jack Sparrow? Teletron. Ah, ok, tu invece? Berlusconi. Lui è Berlusconi, raga. Senti, io so. Che vedi, io sono il maniaco, quello che via così fa. Capito? Ah, ok. Capito? Senti. La faccia pure va bene. Bravo, esattamente. Senti, come ti chiami tu? Jack. No, nome tuo, sì. Antonio, questo invece tu? Carmelo. Senti, mi dici la cosa più strana che ti è successa qua al Comic Con, diciamo. Per adesso niente, fortunatamente. Non ti è mai successo niente? No, oggi. Solo io che te venga da fastidio a rompere palle, esattamente. Capito, te invece qualcuno che te è parpaver. Sono la storia di un bimbo Comic Con, in realtà, cioè concepito e nato in loco, quindi... Tu sono un bimbo Comic, però non ho saputo. Tu? No. Com'è sta storia del bimbo comico? Cioè, nel senso che l'amore è scoppiato in questi prati e 9 mesi dopo c'era. Sempre qua l'ha tirato fuori, diciamo. No, qua. Non l'ha tirato fuori. Stava lì, sì. Diciamo. Ho capito. Vabbè, senti, ragazzi, salutate quelli che ci stanno a guardare. E ci vediamo, andiamo da farsi da qualche altro cosplayer. Ciao. Oh, raga, qua vedo pure che c'è sta qua, c'è sta un Jack Sparrow, c'è sta. Hola. Com'è? Parapam. Comunque il Comic Con da sobri non si può fare. Non ragazzi. Si può fare, tu stiamo già bello. Parte. Siamo già bombati di rum, stiamo cercando la birra. La birra. Senti, ma sto coso che ha. Qua dentro c'è sta birra, no? No, non c'ho. Questa che ha. Madonna, ma se sei fatto proprio bene, come te chiami? Mi chiamo Sonny, ragazzi, se mi volete seguire su Instagram Sonny Torino. Okay. Sonny Torino. Torino come la città. Sonny Torino. Okay. Senti, è la prima volta che vieni qua. Oh. 30 anni che vieni qua. Il 2015. Senti, mi dici la tipa più ti interessa. Non lo posso dire. Che hai visto qua dentro. Sono fidanzato. Ah, questo se no mo. Una postrascina. Dai. Non la posso ammazzare io. Ecco. Dai, esci. E qua vediamo pure che c'è sta un angelo e che altri due angeli. Chi sono questi? Chi siete, raga? Dite. Chi sedite? L'angelo di Dio. Tu sei l'angelo? L'angelo. E tu sei la dea, diciamo. Angelo o demone? Sì, mettetevi d'accordo. Tutte e quattro, mettetevi d'accordo. Senti, è la prima volta che venite qua al Comic Con. Siamo storici. Sono 30 anni che ci sta. Senti, mi dici la cosa più strana che ti è successa qua dentro in tutti sti anni, che è una cosa che dici, ma che chiamavo a me? È tutto strano. A parte il fatto di me che ti venga a rompere le palle, diciamo. No, ma è tutto strano. È tutto strano, diciamo. E questo è il bello. E questo è bello, certo. Tu invece. Bello da diretta. A cosa fermo? Con lei fa il copia e incolla di quello che. Senti, come te chiami? Claudia. Luca. E Luca. Oh, ok. Senti, ma sta curva. Sei fatta tu o è roba cinese? Sì? Tutto cinese. Tutto cinese, pensa che sta piatta di nuovo fatta lì. Tutto cinese, pure il tuo coso, tutto cinese. Ho capito. Il massimo della qualità. Come? Il massimo della qualità. Dalla Cina, diciamo. Dalla Cina col furore. Ste margherite le hai prese qua dietro a... Questo Amazon. Le margherite sono di Amazon, ho capito. Vabbè, senti, salutiamo quelli che ci stanno a guardare. Ora mo vado da fastidio a qualche altro cosplayer, vado da fastidio. Sciagari! E mo c'è sta pure Deadpool e chi altro? Chi sei tu? Deadpool, chi sei? Fatte vedere che c'è sta. Vegeta. C'è sta raggio. No, tu sei Vegeta. Lui è Vegeta. Tu invece sei indovina. Io non lo so chi sei. Marvel. Sempre da Marvel. Non lo so. Ma fate tagli qua dentro. Sì. No, qua è tutto. Tutto lì. Senti, come te chiami? Deadpool. No, il nome tuo, zi! Randy! Randy, tu invece?
Psylocke. Psylocke, ok. Nome tuo invece? Monella Sal. Monella Sal, su, Monella. Su Instagram la trovi con Monella Sal, la trovate. Col trattino basso. Col trattino basso. Non, se no andate a un'altra persona, andate. Che non... Vabbè, alla fine ci si ricorda del nome Salmonella, no? Salmonella, Monella. Ma che è quel coso circolare? Poi te lo dico, poi te lo dico. Senti, senti una cosa, mi dici una cosa più strana che ti è successa qua dentro al comico. Io subito. Dimmelo, dimmelo. Dei ragazzi, oggi so che è un cosplay un pochino... Bello, proprio... Un pochino... nature, diciamo. E questi ragazzi, con la scusa di farmi una foto, uno di loro si è andato proprio dietro a fare... Ora un altro... Diciamo, ti ha fatto la coloscopia, ti ha fatto, diciamo. Vabbè, l'importante è che la salute è prima di tutto. L'importante che lo sai, vabbè, te invece la cosa... Mi hanno scambiato per una tartaruga ninja, niente di che. Una tartaruga ninja, che effettivamente un po' ci può stare, diciamo, un ciecato ci può stare la tartaruga ninja. Vabbè, senti, ma sta spada l'hai fatta tu, non è, c'è incastrata la spada. Non è, è dura, ce l'ha duro. Ah no, eccolo. E niente, raga, ve faccio a fettine, ve faccio sì, a fettine! Oh, e qua c'è sta pure il nostro Aquaman, e ci vedo un altro che avevamo già visto negli scorsi video, abbiamo visto. Vieni qua, vieni! Prima che inizia a tirar giù di nuovo l'acqua. Chi sei? Dillo! Goku non lo sai! Meno bene! Tu come ti chiami, zì? Mi chiamo Davis Mike, però nella vita mi chiamo Davide Michelangelo Pellegrino, seguitemi tutti su Instagram, grazie, prego, accomodatevi. Cugino con bar nipote. Pesci gatto, pesci martello. Sì, ma che personaggio è, mo dici? Geraldo di Rivia. Geraldo chi? Chi è quello che venne mutante qua fuori? Forse lo conosce, no, vero zio. Geralt di Rivia, di The Witcher. Come esce? Sono andato ieri a mangiare insieme. Ah sì, capito. Senti, invece il tuo, perché personaggio è? Fammi indovinare. Secondo me è Iron Man. Ci ho azzeccato? No, io sono... Manuel, come si vede? Questi sono dei grandi disturbatori. No, io sono un pesce. Tu sei un pesce? Io sono un grande pesce. Sono. Un pesciolone, diciamo. Un pesciolone di 1,80 m. E quindi ora è da dire, vuoi fa pesce e pesce? Quando vuoi. E fa pesce e pesce. Sto tipone, sto tipo col fucile gigante che credo sia una tipa. Sta con sto fucile esagerato. Ma che ce fai? Niente, ero... ma innanzitutto ci vedi, oh, che è tutto. Cioè, ti vedo da qui in giù. Da dove mi vedi? Da qui a qui. Quindi la mia faccia non la vedi? No. Non ti perdi niente, non ti perdi. Mi perdo qualcosa, dai. Vabbè, dai. Fammi vedere. Vedi quanto sono brutto, vedi che... Ti eri descritto peggio di quello che sei. Senti, come te chiami? Laura. Laura, che personaggio è questo? Fennec Shand. Fennec Shand? Shand. Io avrei giurato, come Luca, che era tipo da Star Wars, invece no. Esatto, è dal Mandaloriano e poi The Book of Boba Fett. Mi a culo, ci ho azzeccato proprio. Senti, ma io vedo che tu c'hai tipo uno stemma, che è sta cosa? Cioè sei tipo un VIP, sei? Un'associazione culturale, siamo un'associazione culturale no profit che si diverte fondamentalmente a ricostruire scenografie come il bunker che c'è alle nostre spalle. Ambe, questo è il bunker, quindi qua se scoppia guerra se buttiamo qua dentro non andiamo da nessuna parte perché la porta non si apre per il momento. Ah, ma è blindata, dice, è blindata. Poi qui dietro l'angolo avrete visto il muro di Harry Potter della stazione. E da quel muro si entra, diciamo. Lì ci sono un'altra ambientazione che ha tema alien con l'alieno che esce fuori dalla pancia del malcapitato. C'è un'altra ambientazione. Insomma, ragazzi, se venite qua al comico ci potete passare la giornata. Vabbè, senti, bello sto fucile, mi piace proprio, non mi dà fastidio qualche altro cosplayer, raga, non mi dà fastidio. E qua c'è sta pure l'aquilotto, c'è sta l'aquilotto da Lazio. Sei l'aquilotto da Lazio, no? Chi sei? Un rosso, mica posso essere da Lazio. Io so solo un colore. Solo un colore, azzurro, forza Napoli, il colore del bravo. Vince, sto stati a Cadred, Maradona. Ma che cazzo!
cazzo! Dai! Senti, come te chiami? Allora, io sono il Proido Ux, il meglio, anzi, il numero due di tutto il Giappone. Ecco, okay, nome tuo, zio, come te chiami? Keigo Takami. Keigo Takami, ok. Senti, ma le hai fatte tu ste ali gigantesche, zio? Tu le hai fatte, mo? Quanti uccelli hai spennato, zi? Quanti uccelli? Tutta plastica, solo inquinamento. Braa, che c'è? Senti, mi dici quanti anni che vieni qua al Sero? Quanti anni che vieni qua al Comic Con? Dal 2009. Proprio c'è. Hai messo le fondamenta, c'è il porca al cestuzzo. Sì. Senti, mi dici la cosa più strana che ti è successa qua dentro. Ma appoggio nuovo, te sfondo tutto. A parte che mi hai intervistato. A parte che te rompo le palle. Non lo pensavo. La cosa più strana, qualcuno che ti ha strappato le cose, qualcosa. No, per fortuna sti casi non ci sono mai stati. Devo essere non ci sono mai stati. Meno ma. Vabbè, senti, sta piuma qua così a proprio a collana te sei fatto. Ca piuma. Vabbè, senti, gli diamo una. Tutto. Sembri tipo Renato Zero all'albori, tutto pieno di piume. Come che faceva il triangolo? No, non l'avevo considerato. Oh, e qua poi ci stanno pure ste tipe con spadone, calancia, ma che è stata a fare, raga? Ma che è stata a fare? Cosplay. Sì, ho capito. La ricotta. State a fare la ricotta. La ricotta. Che personaggi? Sti capelli qua. Che personaggi state a fare, raga? Xiao. Come? Xiao. Ok. Xisho di Genshin e Sunling di Genshin Impact. Siamo tutti Genshin Impact. Ho visto che c'è sta moda del Genshin Impact. Io dovete sapere che quando capirò. Belli che ha visto che tutti in bocca. Sì, esattamente. Quando capirò la moda del Genshin Impact sarà già passata di moda, capito? Sempre così. Senti, ma sto spadone l'hai fatto tu, l'hai fatto? No, l'ho commissionato. Dal cinese l'hai commissionato. No, l'ho commissionato da un tizio che di cui non mi ricordo il nome. Vabbè, salutiamo sì. Al tizio. Ciao tizio che hai fatto il bastone, bel lavoro. Senti, come te chiami? Io. Ah, è Giulia. Giulia, tu? Eva. E tu? Anna Laura. Anna Laura, senti, ditemi una cosa, quanti anni che so che venite qua al Comic Con? Primo anno. È primo anno! Ah, Maro! Senti, mi dici un personaggio che hai visto qua al Comic Con? Personaggio di fantasia, zino, così, che ti piacerebbe passare una serata così, diciamo, in allegria, gli adeviti, com'è che... Aspetta, Com'è? Dimmi, qua, vieni. Com'è? Dimmi un personaggio, zi, dimmelo. Senza vergogna, tanto non ci sta a guardare. Voglio fare i complimenti a quel meraviglioso Tartaglia con cui ho fatto la foto all'inizio e c'era anche Zongli, però sei bellissimo. Hai capito, zi? Hai perso l'occasione, hai perso. All'inizio Tartaglia, dove sei andato? Gabbiano se n'è andato. Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Oh, e mo c'è sta pure un altro. C'è sta pure. E mo c'è sta pure un altro. Sto tizio ca giacca azzurra. Chi sei, zi? Sono Rio Seba. Sì, chi sei? Sono Rio Seba. Che ti conosce meglio anche come. Come? Come City Hunter. City Hunter, sì. Ma c'è la pistola, sì. Dove sta la pistola, però? La Madonna mia. Una Colt Python 357 Magnum. Madonna, e che senti, ma se non te fa vedere che mo se te becca la polizia te fanno un bucio così te fa. No, tranquillo. È tranquillo. Abbi fede. Ma perché sto personaggio? Perché sono io. Perché tu sei. Che mi rappresenta, sì. Sono io. Com'è quello un po'. Mi sa che quello è un po' pervertito, tipo un po' dietro ai tipe così, un po' strano. Un po' così, diciamo. Il re del Mocori, dai. Ci piace, sono ma io. Ma è la prima volta che porti sto personaggio? Al Comic Con sì. Al Comic Con sì. E a dove altro l'hai portata pure? Romix e Luca, quindi le sta a fare tutte, diciamo. Si fa quel che si può. Senti, mi dici un personaggio che hai visto qua che te mette a cuolina, diciamo. Ancora oggi è fiaca, oggi è venerdì. Oggi è tranquilla. Oggi è tranquilla. Senti, fammi vedere sta pistola, fammi vedere. Madonna, ma che se. Ragazzi, iscrivetevi al canale, se no City Hunter che fa? Bebuga!
mo vedo che c'è sta un altro che devo da fastidio. Via qua, via, via qua. Pure a te, cowboy, cowboy bimbo, via qua, via qua. Er cowboy che scappa, mortacci, te ribecco. Come te chiami, zi? Matteo. Matteo, che personaggio sei? Che personaggio Vegeta. Sei? Vegeta, però qua la giacca te fa freddo. Ma che, ma non vedi come piove? Eh beh, oggi sta bella piove, sta a tirare. Infatti pure io mi sono messa la giacca. Fatto bene. E quindi perché hai scelto sto personaggio, Matte? Perché mi piace. Ti piace? È quella lì. Insieme a Goku, diciamo. No, insieme a Goku no, piace Vegeta. Ti piace Vegeta, diciamo. Vabbè, poi metti. E voi che team siete? Team Vegeta o Team Goku? Scrivetelo team qua Vegeta. Sotto. Nei commenti scrivetelo qua sotto. Che team Vegeta. Oh, e quindi ragazzi, come avete visto, ho rotto le palle un po' ai cosplayer che stanno qua in giro. Quindi, come vedete, questo è il Comic Con, è gigantesco, raga. Se venite, mi raccomando, venite tutti i giorni. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. E quindi me vado a fare un altro giretto e farò qualche storia su Instagram. I capelli così. Ci vediamo ragazzi al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao cari.